Ciao a tutti, sono Matteo da Dark Gold Prospecting. In questo tutorial andremo a imparare come utilizzare la batea. Diciamo che vi insegnerò alcune metodologie e diciamo che è un tutorial molto teorico questo, ma sarà poi accompagnato da diversi video di tutorial pratici. Allora, come vediamo, ci sono diverse tipologie di batea in commercio che potete acquistare. La batea è lo strumento più economico per iniziare questo tipo di hobby, ce ne sono di tanti costi, però tendenzialmente stanno sulla ventina-trentina di euro, diciamo la maggior parte delle tipologie. Poi va da sé che alcune batee, specialmente quelle da gara o con materiali un po' più importanti come possono essere alluminio, ferro, metalli vari, tendono a costare un po' di più, ma comunque si aggirano intorno a quarantina-cinquantina. Cosa possiamo vedere? Vediamo che le forme sono molto importanti. Vediamo tipologie che tendono ad essere quadrate, rettangolari, rettangolari con un doppio reticolato di scalini, alcune vediamo che tendono ad essere circolari o ovali, alcune tipologie ma molto raramente, alcune hanno un profilo esagonale, alcune invece da gara tendono ad avere tanti scalini e una profondità, diciamo, bassa, circa un centimetro e mezzo si parla. Ma andiamo ad analizzare che cos'è la batea. Allora, in tre dimensioni la batea, oppure possiamo chiamarla piatto, possiamo identificarla con tre assi, un asse XY, XY e Z la profondità. L'XY è molto importante in quanto più la batea, in termini pratici, ha una capienza, quindi più materiale possiamo mettere all'interno della batea. Questo però dobbiamo cercare di far sì di riuscire a lavorarlo. E questo a volte potrebbe essere un problema, perché magari non abbiamo la forza fisica, oppure a fine giornata poi ci vengono dei dolori, come mal di schiena o anche altro. Quindi dobbiamo cercare una batea che si adatta a noi, e questo più che provarci non posso darvi consigli. Sapete solo che la capienza è importante, non deve essere né troppo piccola perché potrebbe essere noioso lavorare tante quantità di materiali e non può neanche essere troppo grossa perché potrebbe affaticarci. Vediamo questo aspetto interessante. Allora, la profondità è un aspetto molto importante, ma anche l'aspetto del fondo è importante, in quanto un fondo largo, nel mio caso in particolare, io lo trovo molto più utile, ma semplicemente per le ultime fasi che riesco a allargare bene il materiale. Però in realtà nel commercio ma anche nel mondo si usano tante tipologie di fondi e via via vanno a essere più con un vertice, diciamo. Loro, cosa succede a loro? Tenderà ad andare al fondo. Ovviamente se vi è un vertice o un fondo piccolo, tenderà ad essere unito tutto in quel fondo. In questo caso le pareti cercheranno semplicemente dell'oro che sarà in questa posizione, tenderà ad andare sulla parete e pian pianino tenderà ad andare verso il centro. Benissimo. Quindi, quali sono le nostre fasi per pulire un concentrato oppure per pulire semplicemente il terreno dove vogliamo vedere se c'è dell'oro? Prima di tutto, prendiamo la batea, che deve essere vuota, e andiamo a riempirla col materiale. La capienza utile, diciamo, quella più che possiamo poi lavorare in maniera ottimale, è circa due terzi della capienza totale della batea. Non dobbiamo arrivare a livello, ma dobbiamo essere un po' più in basso, quindi circa due terzi del volume. In questo caso il materiale sarà disposto in maniera uniforme, quindi l'oro potrebbe essere come al fondo, come potrebbe essere in superficie, come in qualsiasi parte. Il materiale in questa maniera non è diviso per densità. Noi dobbiamo andare a concentrarlo, quindi i materiali con densità maggiore, quindi semplicemente in poche parole i materiali che pesano di più, devono andare al fondo, mentre quelli leggeri devono stare in superficie, in quanto poi dopo verranno a essere lavati e andremo a rimuoverli. A noi quello che ci interessa è l'oro, oppure in generale minerali pesanti. Vediamo quindi, in questo caso, che il materiale è disposto in maniera uniforme. Questo è un visuale di profilo, ovviamente. Ci sono due modalità. Intanto, quando noi introduciamo il materiale all'interno della batea, anche solo a mano, il materiale
ci pensate, se è secco, tende già anche solo nella caduta a dividersi minimamente, non in maniera utile, però tende a dividersi secondo densità. Quindi l'oro tenderà già a essere nella parte intermedia inferiore, parlo dell'oro grossolano, sullo fine tenderà comunque a essere forse in superficie. Quindi la teoria dell'uniformità non è totalmente valida nel caso noi facessimo delle fasi preliminari anche solo di setacciatura. Dobbiamo fare molta attenzione. Andiamo a vedere quindi questo piccolo schemino. Allora, in questo schemino io ho disegnato dei granuli che sono questi tondi. Ok? Hanno diversi colori. Il colore arancione indica che ha una densità bassa materiale, quindi un peso basso, inferiore. Quelli marroncini invece hanno una densità media, quindi un peso intermedio, e invece con il violetto ho indicato possibilmente delle pagliuzze d'oro. Principalmente ci serve l'acqua per far sì che il nostro concentrato sia ottimale. Perché ci serve l'acqua? Dal punto di vista circa microscopico, quindi pensiamo anche delle sabbie, va bene? Se pensate quando siamo in spiaggia al mare, se prendete della sabbia vicino alla battigia, questa è umida e bagnata. Se voi la strizzate, questa sabbia potrebbe cadere qualche goccia, però se ci pensate continua a rimanere bagnata. Cosa significa? Significa che questa sabbia all'interno, tra i granuli, ha dell'acqua. Quest'acqua, una percentuale, se noi strizziamo, la sabbia può cadere per gravità, e una percentuale rimane all'interno, tra un granulo e l'altro. Non all'interno del granulo, ma tra un granulo e l'altro, mi raccomando. Cosa ci aiuta a fare? Ci aiuta a fare questo. Le pagliuzze, che sono pesanti, ma anche in realtà i materiali pesanti, come possono essere magnetite, granati, a contatto con l'acqua, che fa da cuscinetto tra i granuli stessi, tendono a scendere. E dove scendono? Tendono a scendere al fondo del piatto. Questa stessa cosa può succedere con l'aria. Infatti, se ci pensate, nei deserti dove non vi è possibilità di utilizzare acqua, i prospettori eseguono le loro prospezioni. E eseguono con dei macchinari chiamati dry washer, cioè utilizzano l'aria come mezzo di cuscinetto. Quindi il nostro prodotto ottimale, in questo caso con l'acqua, vediamo i materiali che tendono a essere disposti per densità. Quindi i più leggeri, intermedi e pesanti, e l'acqua tra tutti i granuli che funge da cuscinetto. Proseguiamo. A questo punto abbiamo capito la teoria, diciamo, a livello micro. Andiamo ad analizzare sempre in profilo la nostra platea. Allora, ipotizziamo di usare l'acqua. Noi, il nostro obiettivo iniziale è prendere la nostra platea, che in questo caso ha 2/3 di capienza di materiale, sperando che vi sia oro. Perché se non vi è oro, non vi è. Andiamo ad aggiungere la nostra acqua fino all'orlo e sempre tenendo la batea circa immersa, cerchiamo di far sì che l'acqua arrivi a tutto il materiale che vogliamo lavare. Quindi l'acqua deve andare a bagnare, deve andare a si introdurre ovunque nel nostro materiale. Questo è molto importante. Possiamo eseguirlo con dei movimenti di shaking. Quindi possiamo utilizzare i movimenti anche solo avanti, indietro, destra, sinistra, sinistra, destra, con l'ordine che volete. È importante che il movimento di rotazione. Quindi cosa facciamo? Con energia muoviamo il materiale all'interno della nostra batea. In questa maniera l'acqua tenderà ad andare in tutti gli spazi possibili. Nel caso in cui vediamo dei massi o comunque dei ciottolini a fiorare, possiamo già toglierli manualmente, ricordando di lavarli per bene nell'acqua stessa dentro la batea. In questo passaggio molto importante, il materiale tenderà a disporsi secondo densità, quindi dal basso verso l'alto, con una densità maggiore fino a una minore. Questo processo di shaking, che io chiamo, verrà utilizzato diverse volte all'interno della procedura. Quindi passiamo direttamente alle altre fasi. Cosa succede in questo caso? Dobbiamo togliere la parte superficiale che tende a essere a bassa densità. Quindi, con una parte della batea immersa, andiamo a rimuovere questa parte superficiale, semplicemente mettendo la batea in acqua in maniera lenta, inclinandola leggermente in avanti e tirandola indietro,
con una velocità maggiore. E qualitativamente, questo è una cosa che si impara un po' col tempo, gli strati superficiali andranno verso il basso e quindi cadranno semplicemente nel fiume, una bacinella dove voi state lavando. Quindi passiamo di nuovo alla fase precedente, tiriamo sulla batea oppure la lasciamo circa nell'acqua, però in posizione circa orizzontale, non più inclinata in avanti. Shakeriamo di nuovo tutto, quindi con rotazione oppure avanti, indietro, destra, sinistra, in modo tale da resettare il materiale. Di nuovo sarà secondo ordine di densità, il materiale più leggero sarà a questo punto di nuovo sopra. In questo caso il materiale leggero di prima non c'è più, perché l'abbiamo rimosso con lavaggio. Ci sarà un nuovo materiale leggero. L'oro tenderà a rimanere al fondo. Eseguiamo di nuovo questa fase di lavaggio. Tante volte finché abbiamo un concentrato circa un dito di materiale al fondo. Andiamo a visualizzare quindi cosa succede. Succede questo, abbiamo il nostro profilo della batea in giallo. Ci sono diversi movimenti. In questo scalino, questa è una tipologia di batea, non è generico che vi sia questo scalino, potrebbe anche non esserci, si aggrupperà il materiale pesante e via via il materiale meno denso verso l'esterno. Quindi in base al nostro movimento di introduzione nell'acqua della batea e tirare indietro lentamente, alcuni strati superficiali tenderanno ad andare via. Se noi questo movimento lo usassimo in maniera non corretta, potremmo andare a lavare questo settore. E l'oro, anche se pesante, ma se nel caso in cui avesse un'area come fosse delle pagliuzze, potrebbero volare via oppure sopra il concentrato. Quindi fate molta attenzione a questa fase, che è identica alla precedente ma messa un po' più in evidenza. Quindi vediamo che vi è l'oro in questa parte, che possiamo chiamare trappola. E diversi livelli si va a identificare una densità diversa. Capiamoci, è il nostro obiettivo dividere materiale per densità, perché è la maniera più economica per cercare questi minerali pesanti. Gli scalini hanno un ruolo molto importante dentro la nostra batea. Vi sono batee senza scalini e batee con scalini. Alcune batee contengono anche diverse tipologie di scalini. Gli scalini hanno una loro profondità, una loro forma, una loro frequenza. Sono più adatti ai diversi materiali. In questo caso abbiamo due scalini, vediamo uno e due, molto grossolani, diciamo anche spartani. Tutti sono funzionali scalini. Vediamo che lavando semplicemente, cosa fa scalino? Il scalino esegue un processo di trappola, quindi fa sì che se noi, specialmente a inizio, quindi capite perché le batte spesso vedete con gli scalini, tendono ad aiutarci a intrappolare l'oro. Quando questo scappa da questa trappola per i nostri movimenti oppure semplicemente fine, quindi non va a intrappolarsi in quella parte, gli scalini tendono a trattenerlo in alcune loro parti. Vediamo le stesse tipologie. In questa maniera sono più frequenti, ma sono molto più bassi. In questa maniera invece vediamo che ci sono due o tre. Inoltre, va da sé, questo dateci poi un occhio, l'oro la maggior parte sarà in questa porzione e via via dovrebbe diminuire verso l'esterno. Se troviamo ancora tanto oro in questa parte e poco in questa, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa nel lavaggio. Quindi stiamo perdendo oro. Procediamo alla prossima fase. Abbiamo un concentrato, in questo caso sarà di colore molto scuro oppure un colore molto rosso legato ai granati. In concentrato vi sono dei minerali pesanti, quindi con alta densità, tra cui l'oro. L'oro pesa come sua densità specifica, peso specifico, 19 grammi al centimetro cubo, circa, poi dipende perché è una lega, è un metallo. Quindi, ovviamente è molto pesante e noi lo stiamo cercando proprio per questo principio. Tenderà a essere in questa trappola e gli altri minerali pesanti, quindi con densità minore, con gli shaking, possiamo portarli nei livelli superficiali e lavarli. In questa fase la cosa più importante da tenere in vista è appunto che vi sia un contenitore di emergenza. Cioè noi stiamo lavando questo materiale con dei movimenti brevi e specialmente tra questi movimenti spesso un movimento di shaking per resettare la configurazione, quindi mettere sempre l'oro in posizione inferiore. Questi movimenti un po' più lenti e via via un po' più allargandosi, sempre in base al nostro materiale. Ok? Cosa succede? Questo contenitore conterrà tutto il materiale che stiamo scartando. Quindi se l'oro lo perdiamo, non lo perdiamo nel fiume, ma lo perdiamo in un contenitore. E questo contenitore ci permette di ripulirlo una seconda volta.
Sicuramente avremo meno oro da ripulire rispetto alla prima, però non lo perdiamo. E qua perdiamo. E questo è molto importante, specialmente per chi vuole iniziare. Come possiamo altrimenti pulire il nostro concentrato? Ci sono diversi metodi. Questo era il primo. Questo è il secondo. Lo poniamo in un'area circoscritta della nostra batea. In questo caso, come potete vedere, nella porzione superiore, dove c'è il violettato, in questa qua che vi sto indicando, inizia a mettere più pesante e via via più leggero. Con dei movimenti, tenendo l'acqua in questo settore, facciamo andare l'acqua su e poi per gravità tenderà a scendere, perché è inclinata, batterà verso di noi. Quindi di nuovo su, tenderà a scendere. Cosa succede? Ci laverà gli strati superficiali, che sono quelli in teoria più leggeri. Qua sotto abbiamo ciò che scende, quindi teoricamente livelli più superficiali, che potrebbero ancora contenere un po' di oro. A questo punto, sempre tenendo inclinata, in teoria questa parte superiore, se non c'è acqua, non si muove, rimarrà attaccata alla batea. Questa invece, teniamo l'acqua, possiamo shakerarlo senza far cadere tutto. Shakeriamo con non violenza, diciamo. Questo si resetta e lo laviamo, lo togliamo. Quindi, oltre a lavare le superficiali con questo metodo, possiamo fare un doppio controllo, già diretto. Ovviamente questo materiale poi cadrà nella ciotola che vi ho detto prima. Proseguiamo. Invece di fare un movimento, come ho detto io, dal basso verso l'alto, possiamo fare un movimento invece differente. Questo per i neofiti tende ad essere un po' più semplice come metodo. Sempre avendo materiale in una porzione circoscritta e sempre tenendo la batea circa inclinata e l'acqua in questa porzione, quindi qua circa è umido però non vi è acqua, facciamo roteare l'acqua lungo i margini della nostra batea al fondo. Quindi in questo movimento, ma potrebbe anche essere il contrario del problema. Cosa succede? L'acqua laverà i livelli più superficiali facendo una specie di scia a cometa. Nell'apice tenderanno ad esserci i minerali più pesanti, via via disponendosi per densità a quelli più leggeri. E noi semplicemente andiamo a rimuovere questa porzione. Il resto lo rifacciamo, andiamo a rimuovere via via tutto l'oro che ci serve. Ma come facciamo a rimuovere il nostro oro? Semplicemente con la pipetta, si chiama. Non è un problema utilizzare questo strumento, se ce l'avete potete anche prendere le pagliuzze con le dita, tenendo da conto però che possiamo prelevarle solo col dito, solamente se è secco materiale. Quindi se io facessi così e qui è secco, la pagliuzza mi rimane attaccata al dito, magari non la vedo perché è piccola. Se metto un bicchiere d'acqua, la pagliuzza cade, va al fondo. Come faccio a riprenderla? Posso togliere l'acqua e se è asciutto riprendo. Se il dito è bagnato non si attacca, quindi dito asciutto, anche se lì umido non è problema, basta che non vi sia acqua, tocco, mi rimane attaccato, metto nell'acqua. Se il tragitto è breve meglio, perché sennò potrebbe cadermi, ok, la perdo. Se all'interno della batea tutto questo discorso, quindi magari qua c'è un bicchierino, la prendo, tac, e sono a posto. O altrimenti ho la pipetta, quindi questo strumento posso prenderlo, mettere un po' d'acqua dentro, lo strizzo e quando rilascio lui mi risucchia l'oro e ovviamente ciò che c'è intorno, ma a me l'importante è risucchiare l'oro. Dopodiché questa pipetta posso shakerarla, rimuovo questa parte superficiale del tappo, tolgo, gli metto il dito semplicemente, lo shakero, lo giro, shakero, in questo caso l'oro dovrebbe essere una parte inferiore, come vediamo nell'immagine, e togliendo il dito il materiale scende e va nel bicchiere o nella nostra ciotolina. Questa semplicemente possiamo poi metterla a cuocere, oppure possiamo rimuovere l'acqua anche solo lasciandola evaporare e al fondo ci sarà l'oro. Facendo la tara posso misurarla e quindi io ho risolto il problema, posso direttamente in questo processo andare a trovare oro. E quindi arriviamo alla fine di questo tutorial. E io vi ringrazio e seguirà questo tutorial anche dei tutorial più pratici in cui mi vedrete all'opera, però sappiate che per ogni pratica ci vuole un po' di teoria e quindi questo è stato l'obiettivo del mio video. Vi ringrazio, vi auguro buona serata, qui Matteo da Dark Gold Prospecting.